No, una parola fatta certamente non di opportunità, ma una parola, ecco, che per l'occasione, per l'occorrenza sia, ecco, motivo di crescita per ciascuno di noi. Perché se non c'è parola, ecco, vuol dire che tutto è vuoto, tutto rimane, ecco, così nel dimenticatoio. E allora, Signore, dacci il dono, ecco, dell'ascolto della tua parola, dell'ascolto, ecco, che è quello, la cosa più importante, ascoltare e mettere in pratica, essere testimoni Quindi di quello voglio in cui siamo, trasmettere a te, perché se Sabrina, non siamo anche testimoni. ai fratelli e alle sorelle che sono presenti, a questo incontro che dobbiamo fare ogni volta che ci mettiamo nella presenza del Signore. Perché è importante incontrare i fratelli, ma è importante incontrare il Signore attraverso la sua parola. Ritorniamo indietro. Allora, questi quattro ricorsi. Il Signore ci diceva, ricordati, allora San Paolo dice a Timoteo, ricordati di ravvivare il dono di Dio che in te custodiscilo. Ricorda, ravviva, ravvivare e custodisci. Ci consegna tre verbi. Ricorda, che cosa dobbiamo ricordare? Il dono di Dio che abbiamo ricevuto. Padre Davide lo diceva, che cosa abbiamo ricevuto noi? Qual è il dono di Dio? È il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo. Ora l'abbiamo ricevuto nel battesimo, l'abbiamo confermato nella cresima, ma soprattutto l'abbiamo riscoperto il giorno dell'effusione, quindi il giorno che abbiamo iniziato a scoprire questa preziosità di questo dono della presenza di Dio nella nostra vita. San Paolo dice, ricorda. Ricorda questa presenza di Dio nella tua vita, nella mia vita, quando ci sono stati momenti belli, quando ci sono stati momenti difficili, ma la presenza di Dio è stata sempre con noi. Quindi non ci ha Fine lasciato della mai mia soli, corsa, abbiamo sospiro sperimentato la di grazia aver consolato dell'antemissione Salda. e integra la mia fede. Quindi custodire la fede significa mantenere salda e integra questa fede che abbiamo in linea alla ricevuto carità. nel Signore Gesù San Cristo. Paolo nella lettera ai Rimasto. Corinzi che dice che senza carità siamo come cembali che tintinniamo, cioè facciamo solo rumore, ma non riusciamo a portare quella musica, quella dolcezza che solo il Signore, solo Terzo pieni dallo incontro, il Spirito Santo, Spirito Santo possiamo dare. ascoltare e mettere nel cuore le ossa inaridite attraverso il profeta Ezechiele. Vede un campo di ossa e che cosa dice? Il Signore dice, tu credi che queste ossa possano prendere vita? Ezechiele dice, tu lo dici, quindi si fida e allora profetizza. Ecco, io porrò il mio spirito dentro di voi e voi rivivrete. Che cosa vuol dire? Questa settimana il Signore ci ha messo nel cuore, lo spirito del Signore è sopra di me. E io sono stato consacrato per portare il lieto messaggio ai poveri. Allora, questa è la missione che il Signore ci dona. In questi quattro incontri, il Signore, ecco, ci ha fatto vedere che senza di Lui non possiamo fare nulla, che Lui è lo Spirito Santo che dà vita alla nostra vita spirituale e quindi se illuminate, riempite dello Spirito Santo, ecco, siamo chiamati ad annunziare, ma annunziare come? Annunziare attraverso quella via, non sempre quella temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio, ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa. vita, ora ti appartiene tutto il mio passato, io lo affido. Sulla croce hai dato
soprattutto ecco la perseveranza, perché se manca questo manca tutto. La perseveranza ecco nel meditare la parola di Dio, perché è quella che ci fa crescere. E non dimentichiamo che uscendo da qui ecco non deve rimanere un ricordo, ma deve invece essere un motivo in più per pensare e riflettere su quello che Gesù compie nella mia vita, nella nostra vita ogni giorno. Perché sembrano piccole cose. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.